Buongiorno a tutti. Qui siamo a Socchieve e sono riuscito ad arrivare su questo bunker che teoricamente dovrebbe essere l'Opera 6, ma in realtà si trova più lontano dell'Opera 6, quindi non so di cosa si tratti. O è l'Opera 6 è indicata male, oppure è un altro bunker, non ne ho idea. Sono venuto qui a cercare le varie opere di Socchieve e ho trovato questa opera del Vallo Alpino. Diamo per scontato che sia la 6, visto che è la più vicina, e non penso ne abbiano costruita una questa notte, quindi probabilmente con la linea magari un po' disturbata, visto che siamo in montagna, c'è poca linea e probabilmente il wifi magari sbaglia di qualche metro, perché siamo fuori di qualche centinaio di metri, non è che stiamo sbagliando di chilometri. E peccato comunque, perché in questa zona è pieno zeppo di opere. Però oggi ne ho fatte più di 10, ma sono entrato solamente in 3 con questa, solamente in 3. E non è perché sono incapace io, è perché proprio alcune sono in zone pericolosissime, neanche si vede l'ingresso, su degli strapiombi. Guardate, qui è tutto murato, mentre altre addirittura mi ci trovavo sopra coi piedi e non c'era. Vedete, qui hanno murato un altro ingresso, qui mancano i tombini, qui è un po' tutto abbandonato, questo è messo molto male. Però rispetto a quello che ho visitato qualche ora fa, vedete, questo è pitturato, non è color cemento, quindi questo è stato riutilizzato dalla fanteria d'arresto, quindi qui c'erano degli alpini della fanteria di arresto dagli anni 50 in poi, per la guerra fredda. E comunque anche come forma mi ritrovo di più su questo rispetto a quello che ho fatto stamattina, che aveva dei corridoi, dei cunicoli particolari, un po' diversi. Qui è stato pitturato, qui ci sono quei ganci che probabilmente sono cose più moderne. C'è un'umidità pazzesca comunque in questo. E non so che dirvi, che è pieno di rovinarsi. Non so perché anche qui hanno mezzo buttato giù una parete. Cioè neanche dovessero portare via qualcosa, non ne ho idea. Non ho neanche idea di cosa abbiano fatto, cosa abbiano portato via, non lo so, è un mistero. Guardate, qua sono delle scarpe, una scatoletta di tonno, dei pennarelli, un Actimel. Qualcuno ha mangiato? Certo che mi viene strano pensare che qualcuno possa mangiare in un posto così poco salubre. Qui c'è un'umidità che fa paura. Non c'è un cattivo odore, devo essere onesto, e non vedo neanche grosse macchie di muffa, ma ovviamente l'umidità, cioè, quella non si può nascondere, camuffare, o dire che non c'è. Qui probabilmente fuori ci sono 22 gradi, è fresco oggi, fuori ci sono 22 gradi, qui dentro ce ne saranno 18, 17, forse anche 16. Pazzesco, pazzesco. E niente, comunque, purtroppo non è molto grande come bunker ed è stato anche vandalizzato, come si può vedere dai rovinarsi che ci sono per terra. Vedete anche qua il muro, magari questa è l'umidità, però guardate qui l'acqua che filtra. Qui sono già entrato, guardate qui l'acqua che filtra, c'è tanta umidità. Veramente
veramente infame per viverci. Se qualcuno ha provato a vivere qui è pazzesco. Come si fa a vivere qui dentro? Cioè, ne ho visti alcuni presi molto bene, dove per carità si poteva anche provare a vivere, ma questo no. Qui c'è acqua dappertutto, guardate, tutte le gocce, tutta l'acqua, le stalattiti, le stalagmiti. È mostruoso, mostruoso. È mostruoso. Allora, sono arrivato da di là, quindi mi manca qua. E qua non mi manca niente perché è finito. Quindi usciamo e andiamo via da questa zona, perché comunque è stata una zona che non mi ha portato molto bene. Cioè, per carità, ho fatto 3 video questa mattina, ma speravo di farne qualcuno di più. Guardate, vi faccio vedere. Vedete? È tipo, assomiglia un po' a un fortino del Vallo Alpino. Un signore che abita qui mi ha detto: guarda che entri, perché hanno sfondato l'ingresso, e quindi io sono entrato. Dall'Opera 6 è tutto, vi saluto.